Buonasera a voi tutti che ci seguite su Libre TV. Questa sera, oggi è 24 giugno, sono le 20:30. Registriamo questa puntata di Voci Transnazionali in collegamento con Francesco De Palo, ormai è un amico di Libre TV. Grazie di essere di nuovo qui con noi. Francesco De Palo è Grazie a voi un dell'invito. scrittore, blogger, esperto della materia greca, autore del libro, lo ricordiamo perché Libre TV ha seguito la presentazione Greco Eroe d'Europa per Albeggi Edizioni, ed è un blogger che scrive appunto sul Fatto Quotidiano. È esperto della materia greca e questa è un po' la materia, appunto, l'argomento di questa trasmissione, proprio alla vigilia di un appuntamento importante per i greci, io dico per tutta l'Europa, perché quella parte, diciamo, di territorio è una parte dell'Europa, è una parte in qualche modo in cui anche noi qui in Italia dovremmo sentirci cittadini stando lì, in quanto e concittadini, in quanto anche noi appunto condividiamo, a parte poi tutta la tradizione culturale su cui in modo infinito si potrebbe dire condividiamo, ma comunque sia è una parte di Europa che sta rischiando di essere espulsa per le note, i noti problemi, diciamo, soprattutto economici e finanziari. L'appuntamento importante di cui appunto è la vigilia proprio oggi, insomma, si sta iniziando, manda avanti tutta la notte ed è un Eurogruppo, praticamente l'incontro con i ministri delle finanze della zona euro. Ne parliamo con Francesco De Palo perché ci sono delle proposte che ha portato il capo del governo Tsipras appunto in questo appuntamento, delle proposte concrete per cercare di migliorare la situazione debitoria della Grecia. Francesco, a te la parola. Sì, buonasera a voi. Allora, i creditori in questo momento sono ancora attovagliati in questo tavolo di negoziato. Un grosso passo avanti, perché insieme al pur contestato ministro delle finanze Varoufakis ha presentato un decalogo veramente nel dettaglio, quindi ha proposto di alzare le tasse a quei soggetti lavorativi che hanno uno stipendio superiore a 30.000 euro, quindi non sono considerati tutti ricchi, perché 30.000 euro significa 2.000-2.500 al mese, quindi non sono completamente ricchi, però insomma è un passo in avanti che lui ha fatto rispetto al passato. Una tassazione maggiore per quelle società che hanno utili tra i 500.000 e il milione di euro, e soprattutto ha fatto un grosso sacrificio alla voce pensioni, che è veramente il nodo principale con i creditori. Allora, se fino a ieri poteva accadere che i militari fossero andati in pensione a 45 anni, oggi fossero state delle sacche di privilegio che avevano accesso a dei regimi facilitati di prepensionamento, beh, il prepensionamento da Tsipras è stato eliminato dalla sua bozza, l'età pensionabile è stata portata a 67 anni e soprattutto anziché ridurre lo stipendio, quindi la pensione, così come proponeva la Troica, Tsipras si è inventato un meccanismo di sovratassazione dei contributi, quindi non si diminuiscono le pensioni, ma si aumenta il contributo che il singolo pensionato versa al proprio ente. Questi sono dei passi significativi e importanti perché prestano il fianco a Tsipras a delle contestazioni interne di cui poi parleremo, ma queste però, queste misure non sono sufficienti. Perché? Perché Tsipras qualche ora fa ha twittato che il Fondo Monetario Internazionale sta facendo di tutto per far fallire gli accordi, perché forse ci potrebbero essere degli interessi particolari, o forse queste proposte non sono state accettate in toto, o forse bisogna immaginare che ci sia un qualche piano B o un qualche piano C in questa trattativa, perché se l'accusa rivolta fino ad oggi a Tsipras e Varoufakis era quella di non aver presentato un piano credibile e veritiero, beh, quello di ieri mi pare proprio un piano credibile, anche perché c'è una riduzione dell'acquisto di armi per circa 200 milioni di euro, c'è una serie di tasse anche alle frequenze televisive, insomma ci sono dei procedimenti per liberalizzare le professioni, quindi possiamo dire che in soldoni il piano presentato ieri dalla Grecia è un piano più credibile rispetto a quelli del passato. Questo freno tirato soprattutto dal Fondo Monetario Internazionale è un elemento ancora di rottura, ma soprattutto il Fondo Monetario Internazionale non intende discutere del vero grande problema greco, che non sono soltanto le pensioni, ma è il taglio del debito, perché tutti sanno che il debito greco non è sostenibile per le casse greche e che non sarà oggi, ma non sarà domani, si dovrebbe arrivare al famoso taglio di capelli, all'haircut, quello stesso taglio di capelli che nel 1953 Italia e Grecia, oltre ad altri stati europei, acconsentirono ai conti della Germania. Allora, molto chiaro, Francesco, io volevo approfondire questa, diciamo, anche l'informazione importante sul debito greco, che girando un po' in rete,
ci sono varie opinioni, sembrano addirittura, ma insomma, si dovrebbe aggirare intorno al 200% del PIL, chiedo a te conferma, e chiedo a te di indicarci quali sono i creditori, cioè le persone appunto interessate a che la Grecia sia solvibile. Allora, i creditori internazionali sono da sempre stati la cosiddetta Troica, cioè il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Centrale Europea e l'Unione Europea. Oggi il debito greco è al 170% del PIL, mentre all'inizio della crisi, paradossalmente, era al 120%. Quindi noi possiamo dire che nel 2011 la Grecia non godeva di buona salute, ma non era nelle condizioni in cui è ridotta oggi. Quindi paradossalmente dobbiamo iniziare a pensare che la medicina della Troica non ha sortito gli effetti desiderati perché non ha sanato il malato. Paradossalmente ha peggiorato le sue condizioni di salute. Venendo agli stati, la differenza tra il 2012 ed oggi è che se la Grecia fosse fallita nel 2012, il maggior danno l'avrebbero subito le banche francesi e tedesche che detenevano i titoli tossici greci, titoli tossici che non valevano nulla se non carta straccia. Oggi quel debito è passato non solo sulle spalle dei greci, ma è passato sui singoli stati. La sola Italia è esposta per circa 60 miliardi di euro, che è una cifra che si avvicina al gettito dell'IMU sulla prima casa, quindi una cifra importante per il nostro paese. Ma in questi 3 anni, a pensar male si fa peccato, diceva Giulio Andreotti, ma spesso ci si azzecca, sono state salvate le banche tedesche, le banche francesi, le banche greche sono state sì salvate perché gli hanno dato dei denari, ma oggi non vediamo che quei denari sono stati riconvertiti in prestiti alle aziende o in prestiti alle famiglie. Insomma, noi ricordiamo, io faccio sempre questo riferimento, la prima tranche di prestiti alla Grecia, ed era il 2012 quando la crisi iniziava veramente ad esplodere in tutta la sua deflagrazione, per l'80% è finita alle banche greche. Quelle banche greche con quei denari hanno pagato gli interessi sul debito, mentre solo il 20% è andato alle città, ai comuni, quindi denari per pagare stipendi, pensioni, indennità, per pagare l'energia elettrica, per pagare il ritiro della spazzatura nei comuni. Allora, oggi noi dobbiamo fare questo ragionamento. Prestare denari alla Grecia non è sconveniente per chi presta, perché chi presta lo fa a tassi di interesse di un certo rilievo. Il problema è che non viene risolto a monte il debito. Il debito greco non è sostenibile. Nel 2012 l'allora premio Nobel per l'economia, che si chiama Christopher Psaridis, che insegnava alla London School of Economics, fu il primo e unico a proporre un fallimento pilotato, un default con degli ammortizzatori, cioè far fallire la Grecia, stabilire già il tasso di cambio con una dracma e iniziare a ragionare su quello che c'è. Questa ipotesi fu eliminata dall'agenda politica internazionale, salvo farla tornare sui tavoli degli accordi internazionali oggi, quando far fallire la Grecia è ormai una situazione che nei fatti c'è già, perché la Grecia non ha la possibilità di riscrivere questo debito. Allora, quello che il buon Varoufakis ha proposto, per cui è stato osteggiato da più parti, è che ovviamente avrà commesso anche lui i suoi errori, ma quando osserva che dopo altri tagli, dopo altre tasse, la Grecia non avrà la forza di rialzarsi, beh, Varoufakis dice il vero. Tra l'altro, a sostegno di questa sua tesi, c'è cioè il suo mentor, c'è cioè il famosissimo economista americano James Galbraith. Non si può auspicare che la Grecia esca dall'angolo in cui è mettendo solo altre tasse. Bisogna iniziare a prevedere una politica di sviluppo, di espansione, una politica industriale, ma soprattutto una politica che tagli quel debito, perché come la Germania nel 1953 non avrebbe potuto camminare sulle proprie gambe con quel maxi debito, oggi il debito della Grecia è talmente grande, è talmente ramificato nei meccanismi degli interstizi finanziari del nostro continente, è talmente agganciato a doppia mandata agli interessi dell'Ovest che si contrastano con gli interessi dell'Est, di quell'Eurasia a cui la Grecia è andata a bussare alla porta, beh, che una soluzione diplomatica, politica e non economica, credo sia l'unica soluzione praticabile al momento. Un'altra cosa che un pochino questa vicenda chiama anche in causa necessariamente è diciamo, l'aspetto interno, cioè allora la Grecia attualmente, anzi volevo accennare che questa cosa che ti sto chiedendo la prendo perché mi interessava in qualche modo promuoverlo dal tuo articolo sul Fatto Quotidiano del 23 intitolato In Grecia chi vince l'agorà che i trattati vogliono eliminare. Allora, la piazza, cioè i cittadini, quindi il fronte interno è importante perché comunque sia Tsipras ha un sostegno che in qualche modo è rappresentativo degli elettori, quindi dei cittadini.
In questo momento ci sono, proprio a seguito di queste minacce di esclusioni, di espulsioni, eccetera, la nascita di pulsioni anti-europeiste, separatiste? Allora, Tsipras è stato eletto, ha preso il 36% Siriza con un programma che prevedeva la lotta all'austerità, la lotta alla troica, ma resta nell'euro. Il sondaggio della settimana scorsa, che abbiamo citato in una, di non mollare, quindi di continuare a trattare e nel caso anche di rompere. Negli ultimi 4 giorni, in piazza Sintagma d'Atene, abbiamo visto due manifestazioni pro Tsipras, quindi contro l'austerità, contro la Troica e anche per il ritorno alla dracma, e il giorno dopo, quindi a giorni alterni, un'altra manifestazione di sostegno all'Europa, quindi contro la rottura eventuale di Tsipras, pro euro, pro Unione Europea. Questo significa che al di là dei numeri, il paese è esattamente spaccato a metà tra chi vuole che Tsipras continui con questa trattativa, arrivando anche alla rottura, quindi ritorno alla dracma, e chi invece non ne vuole proprio sapere di tornare alla moneta vecchia, alla moneta che i greci chiamano la moneta del dopoguerra. Il fronte interno di Tsipras, prima del fronte interno di Tsipras, però mi riallaccio al suo discorso della piazza. Oggi la piazza non ha più un valore, non ha più un senso. Perché? Perché gli elettori quanto contano? Se Tsipras non riuscisse a portare a termine il suo progetto, dovrebbe far passare dal Parlamento questo suo memorandum, no? E c'è il rischio che se il memorandum rimanesse questo, così come l'ha proposto ai creditori internazionali, la fronda più intransigente del suo partito, di Syriza, la cosiddetta Aristeri Platforma, non voterebbe il suo progetto. Perché? Perché è contrario a quello che era il programma elettorale per cui, dopo tanti anni in Grecia c'è stato un primo governo completamente di sinistra. Quindi, paradossalmente, quella piazza che ha eletto Tsipras oggi è depauperata del suo valore, è svuotata della sua forza centrifuga propulsiva, perché se Tsipras dovesse cadere, semplicemente si ricorrerebbe al meccanismo, che in Italia conosciamo bene, del governo di larghe intese, del governo di solidarietà nazionale, nell'epoca del pentapartito veniva chiamato governo balneare di transizione, tutti i termini obsoleti, tutti i termini allucinanti, che però cozzano con il voto popolare. Cioè, allora, diciamo chiaramente che il voto popolare in Grecia non serve, diciamo, che il voto in Europa, non conta più, perché se poi alla fine, se la soluzione deve essere quella di instaurare un governo tecnico, significa allora che la democrazia del nostro continente non ha più nulla a che fare con la realtà, significa che la sovranità nazionale è un'utopia, significa che oggi allora evitiamo di discuterne e quant'altro. Allora, ragioniamo un attimo sui numeri. È chiaro che ci deve essere delle regole comuni per una casa comune che si chiama Europa, ma a questo punto, se un governo è stato eletto con un certo programma, non si capisce bene perché questo programma debba essere stravolto. Oggi abbiamo Comunque ci sono delle tesi, dai, finisco pure che poi ci dopo sono la. delle tesi sul greco, siete interessanti. Allora, quali sono queste tesi? Dai, accennaci che è importante. Allora, guarda, Perché, scusami se ti interrompo, proprio su questo volevo dirti che caso oggi di avevo Grexit, sentito Renzi. molti dicono che. No, avevo sentito Renzi, dicevo, proprio che diceva che riferiva che molti volevano, alcuni volevano, molti, alcuni volevano la Grecia fuori dall'Europa e non si riferiva alla Germania. E quindi, che vorrà dire? Schermaglie diplomatiche. Allora partiamo con dire che c'è un vento europeo in Europa antigreco, c'è un vento in Europa che spira contro la Grecia. I difetti della Grecia li conosciamo, ne abbiamo scritto tantissime volte con onestà intellettuale, abbiamo raccontato la mala politica, i partiti che hanno distrutto questo paese, ma non possiamo esimerci dal raccontare oggi che, per esempio, in Europa oggi c'è un governo che non funziona. Perché? Perché se il granello di sabbia rappresentato dalla Grecia, così piccolo, perché rappresenta il 2% del PIL continentale, riesce ad inceppare la grande macchina del vecchio continente a trazione germanocentrica, significa che questa potenza, significa che questa grande locomotiva che trae nel continente, forse così potente, così oliata, non è. Il Grexit. Allora, c'è chi dice che immediatamente dopo ci dovrebbe essere un referendum o elezioni. Allora, sfatiamo un attimo questo tabù. Il referendum sarebbe inutile. Perché? Perché 4 mesi fa c'è stata un'elezione in Grecia, il 36% ha dato mandato a Tsipras di fare il governo e di fare questo programma, quindi il referendum è solo uno strumento mediatico che viene chiamato in essere solo per creare confusione.
I cittadini greci hanno già scelto da che parte stare lo scorso gennaio in occasione delle occasioni politiche. Quindi la domanda è: hanno ancora validità le urne del nostro continente? Altre elezioni? Altre elezioni ci potrebbero essere solo se il governo Tsipras cadesse in Parlamento, cioè se non avesse più quei numeri. E allora, alcuni analisti hanno iniziato a ragionare su quale impatto avrebbe il ritorno alla dracma nel paese. Un giornalista greco che ho intervistato qualche giorno fa raccontava che restando nell'euro, la Grecia diventerebbe, i greci diventerebbero come dei pakistani, tra virgolette, senza ovviamente impressioni razzistiche, per i prossimi 50 anni. Perché? Perché più tasse, meno lavoro, negozi che chiudono, ragazzi che partono verso l'Australia, Stati Uniti, Nord Europa, significa che questo paese, che già ha solo 10 milioni di abitanti, sono occupando di tutta una serie di aziende che hanno deciso di chiudere i battenti. Un paese non potrebbe vivere di solo turismo, quindi sarebbe la desolazione più totale. Che succederebbe con la dracma? Beh, succederebbe che per i primi, per il primo anno, per i primi 2 anni, ci sarebbe una situazione estremamente grave, perché la dracma, ricordiamo, sarebbe svalutata del 40%. Però, in un momento in cui la Grecia non produce nulla, beh, significa che c'è tutto da fare. In Grecia ci sarebbe da mettere su di sana pianta una politica industriale. Non si capisce perché la Grecia non abbia mai sfruttato a livello industriale il suo settore relativo all'agricoltura. Perché? Perché i greci hanno preferito laurearsi, hanno preferito fare altri mestieri, hanno preferito cioè fare quel tipo di vita che, diciamo, è conseguente della globalizzazione. Quindi oggi in Grecia c'è da fare tutto. Non si capisce perché in Grecia non si possa mettere su il pascolo di riferimento del continente, non si capisce perché questo pascolo di riferimento sia, per esempio, in Baviera e non sia in Grecia, non si capisce perché la Grecia importi l'80% dei suoi prodotti, persino l'olio e il cotone, che sono presenti in loco da millenni. Significa che nel paese politica industriale non c'è mai stata. Alcuni storici ci ricordano, in alcuni prestigiosi volumi, che paradossalmente, proprio nell'epoca dei colonnelli, quindi nella dittatura illiberale, nella dittatura di destra in Grecia, erano sorti le uniche fabbriche che poi hanno dato da vivere al paese. I greci facevano i trattori, i greci facevano i pullman, i greci facevano qualcosa che oggi invece comprano. E allora, una Grecia a trazione con la dracma, ecco, una Grecia più povera, perché il paese ovviamente ritornerebbe ad un livello di vita che non gli è stato garantito sempre, ma che ha visto soltanto negli ultimi 30 anni, da quando al potere è salito i socialisti del PASOK. Ricordiamo, erano gli anni 80, la Grecia veniva da un periodo difficile, quasi di guerra civile, i colonnelli, la dittatura, i primi governi liberi, le prime elezioni. Beh, quel benessere oggi non c'è più, perché con la dracma non ci sarebbe, però sarebbe una grande occasione di rinascita. Perché un paese come la Grecia, affacciato sul Mediterraneo, che sta per ricevere migliaia di container cinesi, perché i cinesi stanno per privatizzare il porto del Pireo, quindi anziché scaricare in Olanda a Rotterdam, scaricheranno nel Mediterraneo, quindi Atene diventerà l'hub containers dell'intero Mediterraneo. Proprio 2 giorni fa è stato firmato un importantissimo accordo a San Pietroburgo tra i ministri dell'energia greco e russo. In Grecia transiterà il famoso Turkish Stream, il gasdotto con cui la Russia ha sostituito l'obsoleto South Stream, partirà dalla Russia, attraverserà il Mar Nero e giungerà in Grecia. Quindi oggi la Grecia potrebbe diventare l'hub per i containers, l'hub energetico, senza dimenticare che a Creta c'è gas per circa 400 miliardi di euro e senza dimenticare che sono iniziate le trivellazioni in cerca di petrolio nella Grecia settentrionale. Allora, il paese ha tutte le intenzioni e tutte le potenzialità per cambiare rotta. Certo, bisognerà fare un cambio di mentalità nei cittadini greci, bisogna sfatare il tabù. I greci non sono fannulloni, però non hanno brillato, ecco, diciamo, negli ultimi anni per spirito collaborazionistico da questo punto di vista. Però bisogna anche sfatare il tabù che questo euro, così come è congegnato, oggi in Grecia non funziona. C'è già l'Inghilterra che ha deciso di non entrare nella moneta unica. Oggi l'euro in Grecia non è sostenibile, perché, paradosso dei paradossi, un mazzolino di prezzemolo costa 50 centesimi, mentre 10 anni fa in Grecia lo regalavano a sette volte meno il prezzo. Quindi significa che un tenore di vita di un certo tipo, con stipendi di un certo tipo, non sono stati qualificati da un controllo sui prezzi. Oggi alcuni beni di prima necessità, nonostante ci sia la crisi, nonostante ci siano stati 3 tagli a stipendi, pensioni, indennità, oggi alcuni beni di prima necessità costano ancora molto. Un pacco di pasta italiana arriva a costare 2 euro in Grecia, e in Italia la coppa costa 0,70 centesimi.
non sono smentito perché sono numeri che ho visto di persona, allora dire che cosa stiamo facendo in Grecia e che i sacrifici vanno fatti, ma bisogna anche pensare alla dignità di un popolo, bisogna pensare a quello, per quello ce lo prescrive il medico di continuare ad adottarlo. Allora, oggi la Grecia ha davanti a sé una grande chance di cambiamento. I cambiamenti non sono sempre negativi, non bisogna avere paura dei cambiamenti. Tsipras ha fatto un passo avanti importante, la sua piattaforma di sinistra non sappiamo se dovesse o meno sostenerlo in questo piano, però guardate, più di questo io penso che Tsipras non poteva concedere perché il passo sulle pensioni è veramente, veramente tanto per un paese che oggi si fonda sulle pensioni dei nonni, eh? Perché oggi i nipoti vivono con le pensioni dei nonni, oggi i nonni vengono conservati come reliquie a casa per non perdere quella pensione, nel momento in cui la disoccupazione è al 27% e tra i, cioè, tra i 30 anni e al 55%. Con questi numeri, oggi il paese non ha altre chance che cercare un cambiamento radicale. Quindi in qualche modo tu adombri la possibilità di una svolta positiva per la Grecia anche con un ritorno alla dracma. Beh, io penso che, guardate, Atene ha truccato i conti per entrare nell'euro. Parliamoci chiaro. Io ricordo un'inchiesta bellissima fatta dal Messaggero, alla vigilia delle Olimpiadi del 2004, in cui raccontò la commissione che, in Grecia curò il passaggio della Grecia dalla dracma all'euro. In quella commissione, per la cronaca, c'era l'economista Yannis Tournaras, che è stato ministro delle finanze per 2 volte dal 2012 al 2014 e da quest'anno, udite udite, è governatore della Banca di Grecia. Allora, se qualcuno ha truccato i conti in Grecia e non ha pagato per le proprie responsabilità, beh, è chiaro che una caccia alle streghe non andrà fatta perché è una cosa un po' fuori moda, ma quantomeno ragionare su quell'opzione oggi credo sia una cosa da fare. Perché immaginate la Grecia con ancora più tasse, con meno persone che spendono, con ancora più tasse pagate solo per pagare l'interesse sul debito. La follia del memorandum non è stata solo prestare denari a chi non avrebbe potuto mai restituirli, ma prestare denari che sono stati restituiti come interesse. Non sono denari che sono stati investiti in Grecia. L'unico che ha investito in Europa nell'ultimo anno è stato Mario Draghi con il con l'acquisto di titoli di Stato. Quello è un investimento perché mette denaro che circola, quello è il famoso piano Marshall, però la Grecia è stata esclusa. Allora, in un momento di crisi, in cui l'economia ristagna, in un momento di debiti elevatissimi, non possiamo aspettarci altro che del denaro che circoli, ma fatto circolare non per pagare i debiti, non per pagare gli interessi, ma per stimolare la ripresa. Ci vuole una politica industriale, quello che manca a questo continente. All'Europa manca una politica di difesa comune, ma lo sappiamo tutti cosa sta accadendo in Libia, nel silenzio colposo delle istituzioni. Lo sappiamo tutti cosa sta accadendo alla voce immigrazione, con l'Italia lasciata Infatti, sola a questa qua è la gestire prossima, è la questa domanda tragedia che ti volevo umana, con i fare. francesi che chiudono le frontiere. L'Europa chiede solo denari, ma cosa offre in cambio? Allora, la verità è che sì. No, no, appunto, la domanda che ti volevo fare era proprio questa, cioè se per quanto riguarda il tema immigrazione e appunto problema greco, in Europa tu vedevi un filo conduttore, un po' un filo diciamo che univa e che era un filo diciamo rosso di poca empatia, poca consapevolezza che i confini degli stati che sono periferici sono confini non degli stati, ma sono confini dell'Europa. Quindi, insomma, in qualche modo una certa indifferenza. Ecco, io una cosa vorrei tanto chiedere a questi grandi: ma se ai confini della Grecia o ai confini dell'Italia fosse arrivata l'ISIS, avrebbero trattato così con tale indifferenza, con tale nonchalance, come hanno fatto con la questione dell'immigrazione? Guarda, io penso che la Grecia rappresenta plasticamente lo specchio dell'Unione Europea, lo specchio dell'Unione Europea. L'Unione Europea si sta specchiando in Grecia, si scopre debole, controversa, non decide, si lascia solo sulle spalle degli altri le responsabilità, ISIS, immigrazione, debito. La tragedia vera è l'assenza di un leader. Noi facciamo sempre riferimento alla Merkel come un vero leader, ma ieri c'erano i De Gaulle, i Churchill, De Gasperi, gli Spinelli. Oggi noi abbiamo
dei rispettabili governanti, ma non hanno la caratura dei leader. I leader del passato, quelli che hanno formato l'Europa, Altiero Spinelli, il nostro Alcide De Gasperi, Adenauer, avevano tutti un pezzo di responsabilità. C'è chi portava la solidarietà, c'è chi portava il rispetto per le regole, c'è chi portava lo sviluppo. Ecco, queste fasi debbono essere intrecciate. Non ci può essere solo l'Europa dell'austerità basata sul risparmio. L'esempio che abbiamo fatto spesso anche in questa sede è se una persona facesse una dieta per 10 anni, morirebbe. Io faccio una dieta per il tempo necessario a quello che mi serve per perdere peso, ma l'austerità, il non mangiare, il non spendere denaro, non può essere un metro di vita vissuta e consolidata. Un paese che non spende, un paese che non importa, un paese che non esporta, come un'auto lasciata in garage. Il mezzo si deperirebbe. Ecco, se la misura deve essere quella dell'austerità come metro quotidiano, l'Europa andrà inevitabilmente al fallimento. E la manfrina che stanno facendo in questi giorni circa il trattato transatlantico con gli Stati Uniti è un altro elemento che si aggiunge alla partita. Perché io, diciamo, la mia opinione che mi sono fatto in questi anni è che la crisi greca non è greca. È una compartecipazione di eventi geopolitici, come lo scontro sull'Ucraina con la Russia, come la perdita di leadership da parte degli Stati Uniti. Non dimentichiamo che questa segreteria di Stato americana è stata capace di litigare con gli israeliani sul caso palestinese, sappiamo la vicinanza, no, degli Stati Uniti a Israele. Beh, la segreteria Kerry è stata capace di provocare inimicizie e, diciamo, sottolineature, ecco, diplomatiche da parte di Tel Aviv. Quindi significa che la leadership oggi che è a Washington, negli Stati Uniti, non ha capito assolutamente nulla di quello che sta accadendo in Europa. È complice questa, diciamo, non percezione dei fatti europei. È la stessa Europa che non ha testa. Noi quando pensiamo all'Europa a trazione germanocentrica, beh, oggi tra la Merkel e Schäuble si sta creando un solco. Perché? Perché l'arcigno ministro delle finanze Schäuble, fautore e tifoso del rigorismo tout court, dell'austerità come metro quotidiano, si è reso conto che anche Angela Merkel, magari la prossima volta, vorrà essere rieletta. E forse i suoi elettori non gradiranno un altro aiuto alla Grecia. Quindi non c'è una strategia europea, non c'è una visione comune, ognuno guarda il proprio orticello. Allora, se siamo ancora ognuno per conto proprio, se siamo ancora tanti stati slegati, o si accelera verso l'Unione, oppure ognuno va la propria strada. Tra qualche giorno ci sarà un ulteriore vertice, il 26 se non erro, in cui si discuterà della proposta franco-tedesca di consegnare totalmente la politica economica di tutti gli stati membri a un comitato di controllo europeo. Significa la cessione di un altro pezzo di sovranità da parte degli stati membri. Beh, questa cosa si fa se di contro c'è un guadagno per ogni stato membro, altrimenti è un'altra cessione di sovranità, altrimenti è un altro svilimento del voto popolare dei singoli stati. Torniamo alla piazza, perché qua chi perde è la piazza. Qui chi perde sono i cittadini, sono i pensionati, sono gli studenti che stanno lasciando la Grecia, sono le grandi fabbriche italiane che chiudono, l'ultima è Fabriano. Qui ci sono dei paesi che stanno soffrendo e non è solo colpa di chi ha speso dei veri pensionati. Ci sono politiche, quelle germanocentriche legate alla sola austerity, che fanno male. I paesi sono fatti per fare economia, ma con quei soldi spendere, far girare la moneta. I negozi come aprirebbero? Le attività commerciali come proliferebbero? Come ci sarebbero altre occasioni di sviluppo occupazionale? Dove andrebbero a lavorare i nostri ragazzi, i neolaureati, se ci fosse solo austerità? Quindi con l'austerità chiude tutto, anche l'informazione. Allora, questo sistema è un sistema in necrosi, perché non produce attività occupazionale, non produce PIL. E vorrei spendere una parola anche per la cultura. Perché noi ormai parliamo soltanto di PIL, di numeri, di spread. Viviamo in una generazione in cui i nostri teenager passeggiano per strada con questi diavoli di cellulari attaccati allo sguardo. Non leggono più un libro, non sanno più chi è Spinelli, non sanno più chi è Omero. Una cosa drammatica che ho letto questi giorni è che il ministro della cultura greca, sempre nell'ambito della spending review, che non so perché aggancia anche la cultura, cosa c'entri la cultura con risparmio, non lo so, lo ignoro. Beh, in Grecia a scuola hanno tolto un'ora di letteratura greca. E in quell'ora di letteratura greca, ce n'erano solo due, letteratura classica, si studiava il discorso che Pericle fece dopo la guerra del Peloponneso, che è una pietra miliare della storia, dell'eroismo, del classicismo. Io con Pericle non mangio, questo lo vorrei dire a chi dice che con la cultura si mangia, ma un uomo, per essere uomo, lavoratore, prima deve essere cittadino. Il cittadino si forma se sa
chi è stato Pericle, se ha letto qualcosa di Omero, se ha letto Dante Alighieri. Questo non è essere classicisti, ma un cittadino deve essere formato e non si forma solo conoscendo come si fanno le divisioni o le tabelline. Il cittadino è attivo, il cittadino ha gli strumenti per poter essere parte attiva. Se conosce quello che è stata la civiltà, allora o c'è un progetto per distruggere la cultura dei cittadini, per rendere i cittadini ebeti, per impedire che conoscano che significa, quali sono stati gli strumenti della democrazia insegnati loro dai greci, oppure significa che c'è una deriva autolesionistica per cui la cultura non serve, per cui la cultura è solo uno strumento che dobbiamo lasciare a certi intellettuali che parlano, no? E che si occupano di questo rinascimento del Mediterraneo. Fatto sta che io, questo Medioevo 2.0 in cui vive il vecchio continente, francamente lo rifiuto e cerco di combatterlo. E questo qua è abbastanza chiaro, e soprattutto è anche chiara la, diciamo, tua passione per il periodo classico. Apri appunto con citazioni di Aristofane questo tuo articolo, molto interessante. Io ringrazio Francesco De Paolo, siamo stati parecchio, ci siamo dilungati e ovviamente ci dobbiamo assolutamente ridare appuntamento per vedere un pochino di che si tratta, come andrà a finire questa serie di trattative, questi tavoli. In questi giorni che si prolungheranno, e a prescindere dalla presenza dell'Europa nella Grecia e della Grecia in Europa o meno, continueremo a occuparci di Grecia con Francesco De Posso Palo. chiudere con una notizia? Ci mancherebbe. Posso chiudere con una notizia? Dal 1 agosto, per gli appassionati, nell'isola di Andros, che è nelle Cicladi, ci sarà il primo festival internazionale dei classici. Verranno messe in scena le tragedie greche di Euripide e di Aristofane complete. Saranno le tragedie integrali rivisitate, ma quindi i cittadini che andranno a farsi un bagno nell'isola di Andros, di qualunque nazionalità essi siano, potranno rivedere le fantastiche tragedie greche, ma non per un gusto solo classico, ma per capire da dove siamo partiti e per renderci conto, forse oggi, dove siamo arrivati. Perfetto, con questo invito ad andare in Grecia di Francesco, noi chiudiamo qua questa trasmissione. Grazie ancora a Francesco e a ritrovarci per aggiornamenti sulla questione, magari anche per parlare di come abbiamo passato l'estate qui su Libre TV. Grazie ancora a Francesco De Palo. Grazie a voi.